Studenti in corteo stamani da Piazza Falcone Borsellino a Piazza della Repubblica, protagonisti decine di giovani con slogan, cori e musica, hanno chiesto una scuola migliore, ma soprattutto condizioni di sviluppo. Noi non manifestiamo contro chi o contro cosa, noi portiamo la nostra proposta in piazza, noi non vogliamo essere distruttivi ma vogliamo essere propositivi, noi manifestiamo per una disoccupazione giovanile che è arrivata al 40%, noi manifestiamo perché il governo deve dare ascolto ai giovani, siamo stanchi che il governo compri gli F-35, il governo deve comprare le scuole, deve comprare i libri, deve comprare finalmente la fiducia degli studenti. Quali prospettive per i giovani di questa città? Per i giovani di questa città stendiamo a trovare prospettive, è veramente difficile immaginare cosa ci sarà dopo la scuola, l'unico pensiero è quello di andare via, ma noi invece vogliamo restare e quindi stiamo chiedendo, per restare voi cosa proponete? Noi abbiamo pubblicizzato con una piattaforma a livello nazionale la manifestazione con tutte le ragioni della nostra protesta, perché noi vogliamo mettere i contenuti dentro la protesta e quindi adesso faremo questo corteo che arriverà a Piazza della Repubblica e lì ci sarà un'assemblea pubblica a cui parteciperemo per dibattere sul tema della scuola. Quante adesioni oggi? Per essere la prima manifestazione dell'anno, moltissime adesioni veramente, siamo tantissimi oggi e speriamo veramente di essere ogni manifestazione di più. Il senso di questa giornata è un senso ovviamente propositivo, noi vogliamo far sentire alla gente che noi studenti ci siamo, noi non siamo l'ultima ruota del carro, noi siamo il futuro della società e la futura classe dirigente e in quanto tale in questa futura classe si deve investire, non si deve tagliare. Noi vogliamo infatti una scuola pubblica nel vero senso della parola, noi non vogliamo che si facciano dei sacrifici per comprare i libri, noi non vogliamo che la gente abbia paura di entrare nelle classi perché ci sono i tetti fatiscenti e poi crollano. Noi vogliamo che l'Italia sia un paese da dove nascono davvero menti concrete e si formino nelle scuole, soprattutto superiori, dei cittadini. E in quanto cittadini, oltre alla cultura scolastica, serve anche una formazione sociale. Ragazzi, adesso noi siamo qua, infatti, uniti e compatti per far sentire la nostra voce. Non vogliamo neanche tanta utopia, noi vogliamo molta concretezza. Infatti abbiamo fatto anche dei piani di lavoro che il nostro coordinatore nazionale poi esperrà anche al ministro Carrozza, in modo tale da avere un dibattito ed avere anche un confronto e vedere cosa concretamente si può cambiare.